la maggioranza non troverebbe un fondamento per sostenere un interesse sostanziale, né tantomeno vitale, nel disapplicare la normativa sul matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Un mero senso di disgusto o anche di repulsione riguardo ciò che qualcun altro è o fa, semplicemente perché offende i valori della maggioranza senza causare un danno concreto, non può giustificare una normativa discriminatoria contro membri di una categoria costituzionalmente protetta. Ma voi capite perché il mio errore personale? Perché questo giudice ribalta completamente, interviene la discussione, dice, non sono mica io che devo venire a dire, a dimostrare che rientro dentro i parametri costituzionalmente previsti quando si parla di famiglia. Ma sei tu, Stato, che mi devi dimostrare che laddove facessi delle norme a me favorevoli causeresti un pregiudizio in concreto talmente elevato da consigliare una qualsiasi astensione. Questo è, quindi, rivoluzione copernicana. Bella citazione, questa è quasi come quella di Anna Karenina, che voi tutti conoscete, quindi non la dico. La dico? Beh, le prime tre righe di Anna Karenina. Tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo ed ogni famiglia è infelice a modo suo. Molto bella questa. Ma in realtà, ma nessuno può dire che la loro famiglia è una vera famiglia e la mia famiglia è solo un mucchio di persone che vive sotto lo stesso tetto. Sveglio il nostro amico Robby. Allora, la domanda è, chi arriverà nel nostro sistema prima a concludere che anche le coppie formate da persone dello stesso sesso e transessuali godono del diritto al rispetto per la vita familiare e formano una famiglia con tutto quello che ne consegue? La Corte di Strasburgo, la Corte di Lussemburgo, si potrebbe dire, disquisire a lungo, ci sono tesi, ci sono tentativi in tutti e due gli ambiti e staremo a vedere, anzi agiremo per cambiare le cose.